Dunque, oggi continuiamo, approfondiamo l'esercizio che abbiamo iniziato a vedere ieri. Come dicevo, ieri l'abbiamo concluso per quanto riguarda il livello di approfondimento che era richiesto da quei 5 punti, no, della traccia d'esame. Ma già che abbiamo ragionato su quell'esercizio, lo prendo a pretesto per approfondire un pochino di più in un'ottica di sviluppo della tesina o comunque sviluppo reale di queste funzionalità, cioè manca ancora qualche tipo di dettaglio, no? Allora, ieri eravamo arrivati essenzialmente a una progettazione che consisteva essenzialmente nella coppia di questi due diagrammi, no? Diagramma di sequenze temporali che evidenziavano l'interazione del sistema, visto come un'unica entità, con l'utente, e una visione invece più interna di sistema in cui si cominciava ad attribuire delle responsabilità a vari oggetti, i quali dovevano rispondere alle interazioni con l'utente. Quindi queste frecce entranti che abbiamo chiamato 1.1, 1.2, 3.1, eccetera, no? Collegano i due diagrammi in un certo senso. Dopodiché quello che manca, no, a livello di dettaglio ulteriore è che spesso in un'interazione MVC semplice non vale la pena di approfondire, ma quando il sistema diventa complesso, come può essere questo, manca il dettaglio di come poi interagiscono effettivamente questi componenti tra di loro, questi oggetti tra di loro. Allora, per poter fare questo, conviene spingersi un livello in più. Questo è un diagramma in cui anche voi stessi ieri mi avete detto: ma sì, ma poi quello come lo indichiamo? Quella freccia cosa sta a indicare? No? Cosa, non c'era spazio, no, per far star tutto. Adesso cerchiamo di spiegarlo meglio e contestualmente cominciamo a chiederci cosa vorrebbe dire o come dovremmo progettare questo sistema nell'ipotesi in cui quell'algoritmo di ottimizzazione possa essere un servizio esterno, web service esterno. Ok? Quindi sono due obiettivi che ci diamo in questa oretta: sono uno di entrare più in dettaglio in questa progettazione, capire meglio, spiegare meglio che cosa intendiamo con queste classi, cioè le classi sono quelle, come collaborano tra di loro? Per rispondere a come collaborano tra di loro devo fornire due informazioni come minimo. Uno è un livello di dettaglio in più sui metodi che implementano queste classi. Alcuni saranno scontati, altri no. E due, l'ordine di chiamate di questi metodi, chi chiama quale. Quindi, possiamo farlo attraverso un diagramma delle sequenze che coinvolga questa volta le classi interne, quindi diagramma delle sequenze di sistema. E questo è uno. Dopodiché ci accorgeremo che il blocco ottimizzatore avremo deciso che dovrà avere certi metodi, e poi ci chiederemo, va bene, ma cosa succede quando questo blocco in realtà si appoggia a un servizio esterno? E anche lì, no, faremo a questo punto l'interazione tra un servizio, tra tutto il sistema e il servizio esterno. Ma andiamo per gradi. Allora, il primo grado è: vediamo di entrare più in dettaglio rispetto all'interazione tra questi blocchi. Nella pratica proviamo a costruire un diagramma delle sequenze che coinvolga tutte queste classi, quindi che non abbia solamente più due colonne, utente, sistema, ma che abbia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colonne, se non ho contato male le scatole, lasciamo perdere le due sopra che sono fuori dal gioco. In realtà, magari queste due le possiamo lasciare fuori, no?
per il momento, no? La gestione degli errori e la validazione del Bing, per ragioni essenzialmente di spazio, di grafica, perché sarebbe bello vedere tutto dentro un unico diagramma, ma non si può. E quindi facciamo quello che è, no? Anche lo use case si descriveva come scenario principale, quello in cui non avvengono errori. Poi nulla vieta poi di aggiungere in un secondo momento, sempre al diagramma delle sequenze, un paio di colonnine in più che fanno vedere cosa succede invece per la gestione degli errori. Quindi questo vuol dire che ci prendiamo un po' di pazienza e un foglio di carta e la telecamera, diciamo che c'è di meglio al mondo, ma cerchiamo di farcela bastare. Definiamo tante linee di vita, quante sono? Abbiamo detto la prima era do ricevi dati, poi avevamo un bin con i dati della richiesta. Poi avevamo una view che mi generava la pagina di attesa. Avevamo quello che avevamo chiamato l'ottimizzatore. Continuo a disegnare col doppio bordo perché so già che non sarà una classe sola, ma un gruppo di, ma per ora vedo come interagisco col gruppo. Poi avevo i risultati, Bing, un do finito, e un view elenco. No, c'è di tutto, ci sono delle JSP, ci sono dei Bing. L'ultima è do finito e view elenco. Sono esattamente queste di prima, semplicemente messe per orizzontale, no? Sono esattamente le scatole di prima, del diagramma delle classi che avevamo fatto ieri. E lo vedete meglio dal PDF che non dal cartaceo. Quindi qui andiamo a ricostruire, cosa facciamo? Prendiamo di fatto buona parte di queste frecce, di queste relazioni, diciamo, ma sì, ma questa classe usa quell'altra, chiama un metodo di quell'altra, ma andiamo a dettagliarlo, a dire in che ordine vengono chiamate, in che ordine si parlano tra di loro queste classi, e già che ci siamo proviamo a indicare anche esattamente il nome e, quando riusciamo, anche i parametri dei metodi, perché affinché due classi si parlano, l'unico modo è che una classe chiami un metodo di un'altra, no? E quindi proviamo anche a sforzarci di dare il nome a questi metodi, perlomeno quelli non banali. Quindi parte tutto sempre da qua, 3.1, no? Che nel nostro disegno in questo momento è esterno, è fuori. Abbiamo una richiesta dell'utente, che è il nostro famoso 3.1, che attiva la classe di controller, do ricevi dati. Allora cosa fa il controller do ricevi dati? Beh, come prima cosa crea il Bing e popola il Bing con i dati della richiesta. Quindi c'è un'azione, vediamo, non so se si legge, di creazione
proviamo a ingrandire questa telecamera qui. Quindi il bin dati richiesta viene creato nel contesto del controller, noi sappiamo che JSP due punti use, bin, no? Dopodiché riempiamo con i dati della richiesta. Quindi è riempire, riempi. Quindi crea è, non è altro che lo use bin, e riempire il bin non è altro che un set property. Poi qui stiamo omettendo quello che succede subito dopo, che è quello della validazione dei dati. Abbiamo deciso, lasciamolo fuori, perché non mi stava nel foglio, praticamente. Quindi, se no, qui avremmo dovuto creare un bin validator e passare al bin validator il bin di dati, il quale potesse lavorare e eventualmente generare degli errori. Questo lo stiamo saltando, ok? Ma fatto questo, diciamo così, che i dati sono ricevuti e supponiamo siano corretti, passo all'elaborazione. L'elaborazione significa richiamare l'ottimizzatore. Quindi a questo punto il do ricevi dati, cosa farà? Dovrà richiamare l'ottimizzatore passandogli come parametro il bin con i dati di richiesta. Che lui ha creato. Quindi possiamo dire, diamo un nome a questo, scriviamo dati uguale crea, cioè chiamiamo dati questo bin che abbiamo creato. Se vogliamo possiamo anche indicarlo sopra la classe, questo è il nome della classe, ma possiamo indicare, visto che qua abbiamo un'istanza sola, anche il nome dell'istanza dati, per ricordarcelo. A questo punto il controller avvia l'ottimizzazione. Quindi avremo un metodo che il controller chiama sull'ottimizzatore. Qui in qualche modo stiamo pensando che l'ottimizzatore sia una classe che gira a livello di applicazione o per ogni sessione, quindi non debba essere creata esplicitamente. E gli dirò avvia start, di che cosa? Del problema descritto dai dati. Io ho scritto avvia passandoti come, ti chiamo il metodo avvia, il metodo start, passandoti come parametro i dati, cioè il bin che contiene i dati della ricerca, no? Erano i parametri di ricerca dell'utente. E che cosa restituisce l'ottimizzatore, visto che questa sarà una chiamata sincrona? E l'ottimizzatore, visto che non mi può restituire istantaneamente il risultato, mi darà un oggetto o un codice o un handle, un riferimento, un qualcosa, attraverso cui in futuro potrò andare a identificare il risultato. No? La cosa più semplice potrebbe essere un numero, mi dice, ok, il numerino del macellaio, ok, ti ho dato, ho capito, questo è il numerino 27, torna quando è pronto. E quindi esce fuori il codice di ottimizzazione come valore di ritorno dall'ottimizzatore verso il controller. Fatto questo, il controller ha fatto partire l'operazione, sa che lui non potrà rimanere ad aspettare risultati. Ok? E allora che fa? E allora fa un forward alla view attesa, la quale mostrerà la pagina di attesa. Alla view attesa.
la quale view attesa genererà l'HTML e poi risponderà all'utente. Qui cambio pennarello perché questa è l'interazione esterna con l'utente che avevamo chiamato 3.3. Quindi se vogliamo evidenziare le linee di vita, noi abbiamo un controller do ricevi dati che è vivo e attivo da qui a qui. Da quando riceve la richiesta fino a quando non fa il forward. La vista è attiva solamente per la gestione del forward, prima non è attiva quell'oggetto. L'ottimizzatore è attivo da qui fino a sicuramente dopo che il controller avrà finito, fino a quando non avrà finito di lavorare. Quindi questo, in questo senso, è un'attivazione di tipo asincrono, cioè la risposta non attende il terminamento la terminazione della richiesta. Allora, a livello di... sappiamo qualcosa in più su queste classi? Vabbè, il bin dei dati della richiesta sarà semplicemente un bin che contiene i dati, quindi non, vediamo che non fa nulla di particolare, devo semplicemente riempire le property e così via. Sappiamo che l'ottimizzatore deve avere un metodo avvia e che deve accettare come parametro un bin di tipo dati richiesta. E questa è già un'informazione che abbiamo progettato su questa classe qui, ottimizzatore. E sappiamo anche che l'ottimizzatore deve essere in grado di gestire anche più tipi di ottimizzazione diverse e associare un riferimento alle varie ottimizzazioni in corso in modo che poi in un secondo momento si possano interrogare. Questo è il primo pezzo che coinvolge le classi sulla sinistra. Poi cosa succedeva? Succedeva che la pagina view attesa era fatta in modo, o attraverso un tag di refresh, o attraverso due righe di JavaScript, era fatta in modo periodicamente, no, di interrogare il server. Chiedendo a questo server, hai finito? Allora, la pagina responsabile di ricevere questo polling è la pagina do finito. Torniamo, se vogliamo, per un secondo nel nostro disegno. Avevamo la view attesa che genera una pagina, ma poi, mentre l'utente stava ammirando la pagina di attesa, la pagina stessa di tanto in tanto faceva una richiesta al server per sapere se l'ottimizzazione era finita oppure se doveva continuare a intrattenere l'utente con delle barzellette. E questo do finito era il controller che gestiva questa informazione. E vediamo qua cosa deve fare do finito. Do finito essenzialmente deve interrogare l'ottimizzatore per sapere se è finito. In caso negativo rifà un forward alla view attesa, in caso affermativo fa un forward alla view elenco dopo aver ovviamente ottenuto i risultati. Quindi ci sono due scenari diversi, due casi diversi, dovremmo fare tutti e due, prima uno poi l'altro. Il primo in cui l'ottimizzatore non abbia finito, vediamo cosa succede, e il secondo in cui facciamo finta che una prima richiesta l'ottimizzatore non abbia finito, una seconda richiesta invece abbia finito. Ok? E vediamo come ci scadenzano le attività. Allora, vuol dire che stiamo parlando dal punto di vista di do finito, il quale riceverà a un certo punto una richiesta. Non fatemi attraversare tutto il disegno di qua se non si capisce nulla. Diciamo così. Faccio una freccia, un fulmine che arriva, c'è il sereno. Sappiamo che arriva dalla pagina, dal browser dell'utente e richiama la pagina do finito. Questa pagina do finito che cosa chiederà? Chiederà all'ottimizzatore se ha finito. Completo?
E lui risponde no. O falso. Completo de che? Devo dire all'ottimizzatore quale, a quale ottimizzazione sto facendo riferimento. Quindi dovrò passarti perlomeno come parametro il codice dell'ottimizzazione. Perché sennò l'ottimizzatore in teoria sta facendo varie cose in parallelo, non sa qual è quella che mi interessa. E come fa il do finito a conoscere questo codice di ottimizzazione? Perché se il do finito deve chiederlo, devo passarlo come parametro all'ottimizzatore, lui lo deve conoscere prima. Allora qua dobbiamo decidere come fa il do finito a conoscere questo codice. E ci vedo due possibilità. O questo codice è stato messo in sessione dalla do ricevi dati, che l'ha ricevuto l'ottimizzatore, e quindi il do finito lo va a pescare dalla sessione, oppure questo do finito lo riceve attraverso la sua richiesta HTTP, attraverso questa freccia, che vuol dire che in realtà questo codice era dentro il codice della pagina view attesa. View attesa non farà un refresh e basta, ma un refresh con un parametro, e questo parametro, guarda caso, è proprio il codice dell'ottimizzatore. Tra le due mi piace un pochino di più la soluzione della sessione, anche perché in sessione ci posso mettere e mantenere un oggetto vero e proprio, mentre invece passando attraverso la richiesta sarei limitato a una stringa di testo che potrebbe essere limitativa. Quindi in realtà c'è un passaggio in più che non mi sento di disegnare, per non complicare troppo il disegno, ma un passaggio in più è il fatto che la do ricevi dati, quando riceve il codice di ottimizzazione, lo salva in sessione. Possiamo indicarlo magari brevemente così. Salva in sessione. Salva il codice nella sessione che ho appena ricevuto prima di fare il forward, no? Dopodiché, una volta fatto il forward, se ne può dimenticare. E così come la do finito, se vogliamo ricordarci questo ragionamento, qua in mezzo tra quando riceve la richiesta e quando può interrogare l'ottimizzatore per sapere se è completo, recupera il codice dalla sessione. Io l'ho messo così come interazione autonoma, in realtà questa sarebbe l'interazione con l'oggetto sessione che contiene questa informazione. Avrei, se volessi essere preciso fino in fondo, dovrei aggiungere un'altra linea di vita che è la sessione, in cui metto il set attribute e il get attribute, che sono le due funzionalità che posso fare con la sessione. Salvo un oggetto, ricerca un oggetto. Che di fatto sono i due use bin. Quindi questo vuol dire che ci servirà da qualche parte nella progettazione, man mano che andremo avanti nella progettazione, vedete che scoprite che ci servono sempre più oggetti, classi a cui non avevamo pensato. È normale, si aggiunge dettaglio ad ogni passaggio. Questo è il caso semplice, no? In cui arriva la richiesta e io dico di no. No? O meglio, l'ottimizzatore mi dice che non è ancora finito. Allora cosa devo fare? Devo semplicemente tornare alla mia view attesa attraverso un forward. Quindi questa è la linea di do finito. Ha interrogato l'ottimizzatore, l'ottimizzatore gli ha detto picche, allora lui non fa altro che tornare alla view attesa per far rigenerare una pagina di attesa. Quindi do finito interroga l'ottimizzatore, l'ottimizzatore gli dice falso, allora fa forward verso di nuovo view attesa.
la quale genererà la risposta HTML corrispondente a questa richiesta. Quindi anche qua il do finito è vivo da quando riceve la richiesta a quando fa forward. La pagina view è viva per un periodo molto breve, da quando riceve il forward, da quando genera e restituisce l'HTML chiudendo la request. Nel frattempo l'ottimizzatore è sempre stato attivo. Cosa succede invece se finalmente arriva una richiesta di tipo finito per la quale la risposta sia affermativa? Allora prolungo queste linee di vita e ipotizzo che arrivi una nuova richiesta sempre al mio caro do finito dall'utente. Il mio caro do finito va a prendere dalla sessione il codice dell'ottimizzazione in corso, interroga l'ottimizzatore per sapere la sua ottimizzazione completa, e l'ottimizzatore nel frattempo continuava a essere vivo, se no non avrei potuto chiedergli nulla, perché lui sta continuando a lavorare. In realtà magari ha finito da un pezzettino, c'è l'ottimizzatore, mettiamo qua una freccia, in cui dice ho finito, però anche se l'ottimizzatore ha finito, chi glielo dice all'utente? Nessuno. Devo aspettare che l'utente faccia, o meglio il browser faccia refresh, e a questo punto io vado ad interrogare la classe ottimizzatore. Quindi a questo punto l'ottimizzatore di fatto, finito il lavoro vero, rimane in attesa che qualcuno vada a recuperare la merce, che vada a prendersi il risultato. E questo avviene quando il nostro do finito interroga l'ottimizzatore, l'ottimizzatore questa volta gli dirà sì, è completo, sì. L'ottimizzatore risponde di sì. Allora a questo punto il controller è felice e può dire all'ottimizzatore va bene, allora adesso dammi il risultato visto che ce l'hai. Prima non te lo potevo chiedere, ma adesso che mi hai detto che ce l'hai, dammi il risultato e se te la senti muori pure perché non mi servi più. E quindi questa interazione continua con il controller che chiede all'ottimizzatore get result, dammi il risultato, l'ottimizzatore che crea l'oggetto risultati Bing e lo restituisce al chiamante. Oppure può essere il controller che crea l'oggetto e l'ottimizzatore che lo riempie. Questo dipende un po' da come ci organizziamo, da che pattern utilizziamo. A questo punto l'ottimizzatore, una volta che ha restituito il risultato, può interrompere la propria attività, non serve più, quell'ottimizzazione è finita. È un po' quello che facciamo quando chiudiamo una query col database. Il database aveva fatto la query, ha aspettato che noi avessimo tempo di leggere i risultati, usarli, eccetera, poi quando chiudiamo il result set, la connessione, eccetera, il database dice ok, questo flusso di elaborazione non serve più, posso buttarlo via.
E quindi una volta che ha il risultato in mano, anche il nostro caro controller ha praticamente finito il suo lavoro e può passare attraverso un forward il controllo alla view elenco, l'ultima colonnina che vedete qua sulla destra è quella di view elenco. Forward a cui passerà ovviamente il bin del risultato. E la forward, cioè la view elenco, fa il lavoro di una view, cioè mette in bella il risultato e poi risponde finalmente all'utente con quella che avevamo chiamato risposta 3.4. Ci andiamo a collegare allo use case. Questo chiude lo use case. Avendo questo, di fatto, adesso a questo livello di zoom si legge poco se non la vista d'insieme, abbiamo fatto un passo avanti, oltre che sul comprendere come si svolgono le cose, in quale ordine, ma anche sul definire le varie interfacce, perché a questo punto quali sono i metodi che deve implementare l'ottimizzatore, così come qualunque altro oggetto di questo diagramma? I metodi che devo implementare sono esattamente tutte le frecce che entrano su quell'oggetto, perché ogni volta che c'è una freccia che va verso l'ottimizzatore significa che c'è qualcuno che gli sta chiedendo qualcosa, gli sta chiamando un metodo. E allora, di fatto abbiamo un metodo di avvio, abbiamo un metodo completo che viene chiamato più volte e abbiamo un metodo getResult che viene chiamato di qua. Vediamo che questi metodi vengono chiamati in realtà da oggetti diversi, nel senso che l'avvio verrà sempre chiamato da questo controller e il completo verrà sempre chiamato da quest'altro controller, ma l'ottimizzatore non lo deve sapere, non lo sa, lui offre i suoi metodi a chi ne ha bisogno. Okay? Quindi se ci concentriamo sull'ottimizzatore adesso, perché abbiamo detto che in realtà questo lo vogliamo progettare come web service, questo è ciò che dell'ottimizzatore vedono le altre classi del mio sistema. Poi in realtà lui non esiste, lì non c'è una classe che sa fare le ottimizzazioni, c'è una classe che chiamerà dei web service da un'altra parte per fare il lavoro. Questo gioca il ruolo di un DAO, no? Quando voi chiamate un metodo su un DAO, voi vi illudete che lui vi ritorni i dati. In realtà lui i dati non li ha, ma sa come fare a chiedere il database. Quindi voi chiamate un metodo tranquillo sull'oggetto DAO, in realtà lui sotto Rema si dà da fare per ottenere quei dati dal database, usando un meccanismo completamente diverso, che in quel caso è JDBC e SQL. Qui il ragionamento che facciamo è lo stesso, c'è un oggetto in cui tutti si illudono, con cui tutti si illudono di poter parlare chiamandolo i metodi, ma quell'oggetto lì non è altro che una facciata che offre dei metodi, ma per implementare i quali deve a sua volta fare le chiamate a un servizio web remoto. Quindi è esattamente come un DAO, semplicemente non fa una query SQL, farà una chiamata web service. Ma a questo punto come fa a farlo non è più di interesse al resto dell'applicazione. Al resto dell'applicazione importa che ci sia una classe ottimizzatore che implementa questi tre metodi. Avvia, completo, dammi il risultato. E che si regga su un codice di ottimizzazione che lui può generare ad ogni nuovo avvio. Fine. Quindi adesso pensiamo a come implementare questo
ma non ci interessa più l'esatto dettaglio del contesto in cui viene richiamato. Noi abbiamo, se vogliamo usare, continuare a usare la notazione UML, noi quello che abbiamo è una classe che si chiama ottimizzatore, di cui non ci interessano quali sono i dati, le proprietà, ma ci interessano i metodi, diciamo così, int avvia, c'è un metodo boolean che abbiamo chiamato completo, che riceve un intero come parametro, e poi abbiamo un risultati bin, l'abbiamo chiamato getResult, quel metodo getResult, a cui passo sempre un numero intero che è il codice di ottimizzazione. Questo è ciò che vedono le altre classi del mio sistema. Abbiamo una classe fatta così, che è questo, queste firme, questi metodi. Questo è un lavoro che in teoria noi stiamo facendo le cose a mano, quindi le facciamo a pezzettini. Se voi usate uno strumento di modellazione, un tool di disegno UML, in realtà quando voi aggiungete i metodi ve li fa, ve li riporta, ve li fa vedere anche sul diagramma delle classi, ve li fa anche vedere sul diagramma delle sequenze, perché in realtà è informazioni in più sullo stesso oggetto. Qui abbiamo un problema anche di capienza dei fogli di carta, per cui facciamo le cose a pezzi. Però questo è il punto d'arrivo, se vogliamo, della nostra progettazione del caso d'uso. Adesso dobbiamo fare la progettazione dell'implementazione di come questa classe può ottenere questo risultato, implementare questa interfaccia, avvalendosi di un web service esterno. Allora, avvalendosi di un web service esterno, fatto come? Beh, può darsi che il web service esterno, gran colpo di fortuna, abbia esattamente questi tre metodi. Magari si chiameranno in un modo leggermente diverso, avranno dei parametri, ma è già proprio fatto così. Questo è ciò che facciamo spesso quando cerchiamo di adeguarci a web service esistenti. Web service c'è già i suoi servizi, ha i suoi metodi, ha il suo WSDL, e io mi creo uno stub che replica esattamente gli stessi metodi. E creerò un DAO che di fatto espone al resto dell'applicazione quei metodi lì. E quindi in questo caso significa che ogni volta che arriva una chiamata a uno di questi tre metodi, in realtà questa chiamata viene semplicemente tradotta in una chiamata web service remoto, e la risposta del web service sarà il valore di ritorno del metodo. Quello potrebbe essere un modo. Quindi di ipotizzare un web service che abbia esattamente questi tre metodi, e quindi, diciamo, ipotesi 1, che l'interfaccia del web service coincide, tra virgolette, perché uno è XML e l'altro Java, ma diciamo i metodi sono gli stessi, con l'oggetto ottimizzatore. Allora, cosa vuol dire questo, visto dal punto di vista sempre dei diagrammi delle sequenze? Che noi abbiamo il nostro oggetto ottimizzatore, e avremo da qualche parte un web service, che è dall'altra parte del mondo. E quando noi riceviamo
ad esempio la richiesta avvia, perché questa è una richiesta che lui riceve, avvia coi dati, ciò che farà l'ottimizzatore per implementare questo metodo è fare una chiamata No, ma dai. Ciò che farà lui sarà di fare una chiamata web service quindi web service in cui chiamo l'avvia passandogli i dati, ovviamente qui sarà tutto formattato in XML e web service risponderà con il quindi questa è la request, la web service response conterrà invece il codice ottimizzazione. E io questo codice lo restituisco al mio chiamante. Poi qui dietro cosa fa il web service? Di tutto e di più, ma non mi interessa. Nel senso che sarà poi un problema di chi deve implementare o progettare quella parte. E questo lo replico tale e quale, no? Per le tre funzionalità. Quando ho una coincidenza tra i metodi offerti dal mio servizio remoto e i metodi che voglio esporre all'interno della mia applicazione, è facile, basta solamente fare il cosiddetto wrapping, no? Cioè incartiamo in una carta, in un pacchetto, una cosa che c'è già, ma semplicemente gli mettiamo uno strato in più, aperto il quale sotto c'è una cosa uguale a quella di prima. Quindi questo lo facciamo per i tre metodi offerti. Ovviamente, attenzione che questa freccia qui e questa freccia qui sono due bestie molto diverse. Questa freccia qui è una chiamata Java a un oggetto locale. Quest'altra freccia qui è qualcosa che attraversa il continente. Perché qua finisce il sistema e qua comincia l'altro. E qua di mezzo c'è internet. Quindi attenzione che questi tempi di risposta possono essere, sono sicuramente notevoli rispetto al tempo di risposta di una chiamata, no, di 10 millisecondi di chiamata di metodo locale, qua in realtà magari hai 300 millisecondi di tempo di una chiamata web service. E vabbè, però è un modo, è una possibilità di progettazione. In realtà io sono andato a scegliere questo esempio in modo cattivo perché non mi piacerebbe implementare in questo modo il metodo completo. Perché il metodo completo è un tipico metodo che deve essere chiamato tante volte con una certa frequenza. Cioè, voi immaginate di essere i poveri implementatori del web service che deve fare le ottimizzazioni. Metà del vostro tempo lo passate a rispondere a migliaia di richieste del tipo ma hai finito, è già finito, per caso hai finito, da parte di 40-50 altri siti che vi stanno
che hanno attivato degli ottimizzatori, delle ottimizzazioni presso di voi. No? È un modo un po' poco efficiente dell'utilizzo delle risorse, così come della rete. Magari sarebbe più furbo, proprio perché una chiamata web service è una cosa di per sé costosa, sia per chi la fa che per chi la riceve, costosa dal punto di vista computazionale e dal punto di vista del tempo necessario, quindi dell'elapsed time prima di avere la risposta, beh, si potrebbe pensare di lavorare al contrario. Cioè, chi progetta il web service dice, senti, tu parti, dammi il via, ok? Quando ho finito, te lo dico io. Come te lo dico io? Beh, magari quando mi dai il via, mi dai una URL, un indirizzo web, tuo. Quando io ho finito, richiamo quella pagina lì. Quella pagina non deve rispondere a nulla di particolare, semplicemente sai che quando io ti richiamo quell'indirizzo, l'ottimizzazione è finita. E allora, subito dopo, puoi chiedermi il risultato. Cioè, ti avviso io quando ho finito. Allora, in quel caso, si immaginerebbe un'interazione, chiamiamola ipotesi 2, in cui il web service informa del completamento dell'ottimizzazione mediante un callback ad una URL specifica. No, ma un po' quello che succede tra di noi. Se io so che ti assegno un lavoro, questo lavoro richiede un certo tempo variabile, la cosa più semplice è che tu mi dia un colpo quando hai finito. Che io non stia lì a stressarti ogni 2 minuti. Hai finito oppure non hai finito, perché ha solo l'effetto di fare in modo che tu lo finirai più tardi, perché ti sto facendo perdere tempo. Allora, questo come come si può configurare? Beh, cambiamo un po' l'interfaccia, nel senso che noi abbiamo il nostro ottimizzatore, lo disegno non più a sinistra ma più verso il centro, perché a sinistra voglio disegnare altre cose. E il web service. Allora, in questo caso io immagino un'interfaccia di tipo leggermente diverso. Io all'avvio gli passo 2 informazioni, che sono i dati, ma anche una URL. E lui mi restituisce forse niente, forse un codice di ottimizzazione. Diciamo che mi restituisca il codice ancora, va? Quindi non c'è nulla di diverso se non il fatto che nel metodo di avvio ti devo anche passare un indirizzo web mio, sul mio server. Il web service poi a un certo punto terminerà il lavoro. Allora, nel momento in cui termina il lavoro, semplicemente lui richiama sul mio sito la URL di prima, a cui io rispondo semplicemente nulla. Ok? Ma in questo modo io so che tu hai finito e quindi potrò chiederti i risultati, quindi chiamare il metodo getResults. Con il codice e lui tu mi mandi indietro i risultati. Tutte queste sono, queste se vogliamo sono web service, questa è una chiamata web service, questa è una chiamata web service, questa è semplicemente una chiamata HTTP.
volendo, nessuno mi vede di complicare le cose e dire che no, no, tu non mi devi richiamare indietro una singola URL, ma mi devi richiamare un web service e quindi ti passo il USDL da richiamare, ma semplicemente per dire ho finito, dove non serve altra informazione, è esagerato. Questo è un modo sicuramente più efficace di fare le cose. Nessuno perde tempo a far polling su un altro. Dimmi, sì. Mi restituisce il codice dell'ottimizzazione che è partita. L'ottimizzazione va avanti, a un certo punto l'ottimizzazione finisce, però finisce su un altro server. Qual è un meccanismo possibile attraverso cui quest'altro server può notificare il mio server dicendo ho finito? Perché io non voglio implementare il metodo completo, non voglio doverglielo chiedere ogni volta, anzi è lui stesso che non vuole farselo chiedere. E allora ci mettiamo d'accordo diversamente. Quando tu avrai finito l'ottimizzazione, richiama questo indirizzo. Adesso devo farlo. No? Allora vorrà dire che io dovrò avere come minimo, io ho la mia classe, adesso mi metto da questo lato qua dove avevo lasciato spazio prima, no? Questo qui è ciò che esce dal mio sistema. Internamente come faccio? Perché in realtà la mia classe ottimizzatore vista dal resto del sistema continua a essere così e avere il mio metodo completo. Allora come faccio a tradurre questo metodo completo tenendo conto del fatto che il mio web service in realtà si comporta in modo diverso? E di fatto mi aggiungo altre due cose. Ne aggiungo altre due classi, una che ho chiamato OK, che dice ha finito oppure no, e un altro controller che risponde a quella URL lì famosa. Allora il mio controller, la mia classe ottimizzatore, quando vuole fare un avvio, lui mette l'OK a falso quando gli arriva l'avvio. E poi chiama l'avvio vero e proprio sul web service. Quindi il mio ottimizzatore, così come viene visto dal resto del sistema, che qua riceve una richiesta avvio con i dati. Allora, ovviamente questa richiesta di avvio viene tradotta in una chiamata web service. Ma nel frattempo ho messo a falso il mio oggetto che ho chiamato OK, che sarà oggetto di sessione, semplicissimo. E dopodiché, vabbè, questo qua, l'ottimizzatore, ritorna, quando arriva il codice, lui ritorna il codice. Nulla di particolare. Fin qua non abbiamo fatto praticamente nulla di diverso rispetto all'ipotesi 1. Ma poi cosa succede quando arrivano le richieste di tipo, hai finito? Completo? Allora, mi arriva una richiesta di tipo completo, io vado a interrogare l'oggetto OK, lui mi dice ma io sono falso, e quindi rispondo no. Questo oggetto qua mi dice no, l'ottimizzazione non è ancora finita. E non ho bisogno di andare a interrogare il web service remoto per sapere se l'ottimizzazione è finita o no. C'ho questo oggettino qua che me lo dice. E come fa a saperlo lui? E beh, perché quando io ho avviato l'ottimizzazione gli ho detto che non era finita, quindi era in corso. E ci sarà quest'altra URL, ad esempio, che quando verrà richiamata dal web service remoto, non farà altro che mettere a vero questo piccolo flag.
Allora a questo punto l'implementazione del metodo completo, quando viene chiamata di nuovo, va a interrogare l'oggetto ok, e questa volta dice che è vero. Allora lui dice sì, è completo. No? Cioè ho un semaforino locale, che ho questo oggetto che ho chiamato ok, che può essere, il cui valore può essere cambiato da remoto, attraverso, se vogliamo, una chiamata a una URL. Tanto per, è uno dei tanti modi, ecco. Allora, in questo modo l'attivazione di questo ottimizzatore avviene esclusivamente su tre, esattamente tre chiamate: un web service per attivarlo, un web service per recuperare il risultato e una chiamata, una notifica del fatto che il lavoro è finito. Fine. Dopodiché internamente mi è più comodo, no, questo completo, ricordiamoci che poi arrivava dal refresh della pagina. E quindi il refresh della pagina arriva con i tempi di polling che il browser avrà. Non lo posso decidere io quando arriva questo completo. Quindi non posso fare altro che aspettare, salvarmi l'informazione che nel frattempo l'ottimizzatore mi ha detto che è finito, e renderla disponibile in modo sincrono. Quindi un'informazione che arriva in modo asincrono, cioè arriva quando vuole lei, ma io la posso interrogare in modo sincrono, cioè quando il mio richiedente ne ha bisogno, semplicemente perché ho gestito una sorta di variabile condivisa che viene messa falso da quando attivo l'ottimizzazione e viene messa a vero direttamente dall'ottimizzatore, a cui ho offerto un metodo HTTP per poterlo fare. Vabbè, a questo punto ovviamente, una volta che ho ricevuto sì, mi devo aspettare che sull'ottimizzatore qualcuno subito dopo mi chiami la get result. Ma a questo punto questo get result verrà passato a web service che restituisce. Era solo per ribadire che non è detto, no, che la fotocopia, cioè che i metodi di accesso offerti da un web service siano esattamente la fotocopia dei metodi che il DAO offre per richiamare questi stessi servizi. A volte il DAO o l'infrastruttura del DAO, che sarà fatta in questo caso di queste tre classi, fanno già del lavoro sul loro lato per gestire meglio l'interazione con il web service, per compensare alcune carenze del web service, oppure per tener conto del fatto che comunque è una chiamata remota e quindi certi modi di interazione è bene evitarli, tipo martellare con una richiesta al secondo. Allora, anche in questa ipotesi 2, in realtà abbiamo fatto una progettazione un po' diversa di quel blocco ottimizzatore che avevamo indicato prima. No, ricordiamocelo che al resto dell'applicazione web nostra non cambia nulla. Fin tanto che studiamo implementazioni più furbe, più efficaci, ma che rispettino sempre comunque questa interfaccia, siamo liberi di farlo. Qui ovviamente nel metodo avvia non c'è la URL, questa URL viene aggiunta da questo ottimizzatore nel momento in cui chiama web service, non è cambiata. Quella URL fa parte dell'interfaccia del web service e viene aggiunta qua, ma questo qui lo deve sapere qual è l'URL di quella pagina, ovviamente. Questi tre qua lavorano insieme. Poi cosa sia questo oggetto ok non è neanche banalissimo poi da definire, se andiamo a pensare in dettaglio. Perché sicuramente non può essere un oggetto di sessione. Perché questo oggetto deve essere sia richiamato dall'ottimizzatore che vive nel contesto di una sessione con un utente. L'utente chiamato ha cliccato lì, e quindi c'è un cookie di sessione associato, e quindi tutto il controller, poi in cascata se gli passa l'informazione i Bing, no, hanno accesso a una sessione web.
ma quest'altra URL, quest'altra pagina, viene richiamata da tutt'altro. In realtà non c'è neppure un utente umano dall'altra parte, però non importa. C'è una sessione web che è diversa. Quindi se questo oggetto OK fosse un oggetto di sessione, in realtà sarebbero due oggetti diversi, uno della sessione dell'utente e uno della sessione del web service, che non si parlerebbero. Quindi bisogna fare un lavoro un pochino in più, di mettere un oggetto, in questo caso a livello di applicazione, condiviso, e però se a livello di applicazione dobbiamo ricordarci che quell'oggetto non è solo un OK singolo, ma deve tenere le informazioni di OK di tutte le ottimizzazioni che sono in corso, perché magari utenti diversi stanno facendo ricerche diverse. Quindi un pochino più articolato. Non è semplicemente un falso vero, ma è falso vero di quale codice di ottimizzazione, ad esempio. Quindi bisogna lavorare un pochino su quello. Però, vabbè, questo, di nuovo, sono passi successivi. Se uno sceglie questo approccio, entra in dettaglio per capire meglio quali sono questi metodi. Poi a un certo punto prima o poi smette di fare disegni e comincia a scrivere codice. Però i disegni sono, spero di averli convinti che sono utili per poter ragionare su delle alternative. E poi una volta che l'ho deciso, va bene, mi sono convinto che così va bene, possiamo cominciare a implementarlo. Ma se invece partiamo direttamente dal codice, non arriveremo mai sul codice a poter fare ragionamenti di questo genere, perché ci perdiamo nei dettagli, nella classe, nel completamento, nella sintassi. Quindi, adesso questo era un esercizio, se vogliamo, artificialmente più complesso. Però anche nel vostro caso, quando vi fate la tesina, cercate di immaginare qual è l'interazione tra il vostro sistema e il web service. Perché a volte il web service è già definito e quindi dovete solo decidere come usare i metodi che lui offre. Se esporli tali e quali, oppure se maneggiarli, dare un pochino più di logica al DAO in modo che siano esposti dei metodi più comodi. Altre volte invece li volete proprio progettare voi questi metodi. E allora chiaramente potete giocare da ambo i lati. Faccio un metodo così, lo faccio diversamente. Quindi ricordatevi di fare questa parte anche nel documento di specifica, perché poi è poi l'informazione che vi serve per poter implementare web service. E da un lato, se lo dovete implementare, e comunque la logica di DAO per accesso al web service dall'altra parte. E cercate di tenere almeno concettualmente separate quello che è l'interfaccia del DAO verso l'interno del sistema rispetto a quello che è l'interfaccia del web service tra il sistema remoto e il sistema locale. Sono due cose diverse. Va bene, spero di non avervi troppo complicato le cose. La settimana prossima la spendiamo di nuovo a fare un altro esercizio di questo genere, sempre sulla falsa riga di un tema d'esame. Oggi direi che possiamo fermarci qua.